Bentrovati ad una nuova puntata di Europa Domani. E siamo a una serie di proposte di collaborazione, partnership, partenariato tra enti di vari stati membri e non. Iniziamo con il terzo invito per la mobilità accademica Africa-Caraibi-Pacifico. L'invito promuove la cooperazione tra istituti di istruzione superiore nei settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'ingegneria, della governance, delle scienze sociali e delle scienze mediche. La mobilità accademica Africa-Caraibi-Pacifico finanzia periodi di studio per gli studenti e soggiorni di ricerca e insegnamento per i professori. La scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata al prossimo 10 giugno. Una proposta di scambio di conoscenze ed esperienze reciproche viene anche dal Regno Unito. Il Dipartimento per l'Istruzione della Contea del Carmarthenshire è alla ricerca di esempi di buone pratiche di progetti o di iniziative utilizzati nelle scuole italiane per migliorare la frequenza scolastica e prevenire l'abbandono scolastico. Il Dipartimento sarebbe anche interessato a organizzare una visita di studio e a valutare l'opportunità di utilizzare questi esempi nelle proprie scuole. Per informazioni scrivete all'indirizzo email della referente Lorena Prest. E ora un progetto Grundtvig, che lo ricordiamo è la sezione del programma europeo di apprendimento lungo tutto l'arco della vita destinato agli adulti. L'associazione francese ICOFOR propone per la prossima estate una formazione in servizio da svolgere nella Guyana francese sul tema dell'educazione ambientale in Amazzonia. Nei 5 giorni di formazione si alterneranno attività teoriche e pratiche. La scadenza per presentare la domanda all'Agenzia Nazionale Italiana del Programma è stata fissata al 30 aprile. Se volete più informazioni, contattate Didier Taren all'indirizzo icofor.school@gmail.com. La Commissione europea ha nel frattempo pubblicato il secondo invito a presentare proposte nell'ambito dell'Eco Innovera Network. L'iniziativa sostiene l'eco-innovazione come contributo verso un'economia verde. Eco Innovera Network intende stimolare la crescita verde industriale basata su processi di ricerca e sviluppo orientati al mercato, affrontando progetti in 3 settori: innovazione di sistema, processi e prodotti sostenibili, riciclo, riutilizzo dei rifiuti e dell'acqua. L'invito è aperto alle organizzazioni di ricerca pubbliche e private, alle organizzazioni no profit e alle PMI. La scadenza per la presentazione delle proposte preliminari è stata fissata all'8 aprile, quella per la presentazione delle proposte definitive al prossimo 15 luglio. E noi qui ci fermiamo per ritrovarci come sempre ogni giorno su questo canale con l'informazione dall'Unione Europea. Thank you.